Buongiorno, sono Laura Mosca della Visual Mod di Torino. Come vi avevo anticipato nel post precedente, pubblicherò nei prossimi giorni una serie di brevi video in cui parleremo dei mezzi, degli accorgimenti necessari per aumentare il potere di richiamo della nostra vetrina, di qualunque genere essa sia. I nostri corsi di laboratorio sono ancora in pausa. Quindi continuiamo con la formazione a distanza, naturalmente a titolo gratuito, per tenerci in contatto, per portare avanti il discorso. Naturalmente siamo disponibili, per qualsiasi consulenza, progetti vetrina, scenografie, eccetera. Se volete richiedere un preventivo potete scrivere a lmosca.lmosca@gmail.com. Grazie. L'arredamento della vetrina occorre che segua lo stesso stile del negozio, quindi del negozio interno. Questo fa sì che noi riusciamo a non confondere il potenziale cliente che decide di addentrarsi e venire a visitare il nostro punto vendita, e anche per dare un messaggio direi coerente, unico, di buon impatto visivo. Noi dobbiamo tenere presente che la vetrina è l'immagine permanente della personalità del negozio, quindi è il biglietto da visita del negozio. L'illuminazione è fondamentale, e quindi dobbiamo saper scegliere il tipo di lampada e capire la giusta collocazione. La giusta collocazione, tenendo presente anche alcuni particolari del tipo che non dobbiamo abbagliare le persone che stanno passando sul marciapiede, quindi stanno guardando la nostra vetrina, la nostra esposizione, e anche alcune superfici riflettenti che magari possiamo avere all'interno dello spazio espositivo. La corretta illuminazione è l'illuminazione diffusa e che quindi illumina tutto il nostro spazio, e l'illuminazione direzionale, che è quella che fa sì che noi riusciamo a mettere in risalto tutti i particolari della nostra merce esposta. Con la luce si possono anche fare dei bellissimi giochi scenografici, però noi dobbiamo sempre tenere presente che la vetrina non è la vetrinistica, non è uno sfoggio di capacità artistiche, diestro o cose varie, sì, magari anche quello, però è un'attenta opera commerciale e pubblicitaria. Quindi noi stiamo vendendo e stiamo comunicando un messaggio a qualcuno. Bisognerà evitare di strafare mettendo solo in risalto le nostre capacità creative. Per tutto il resto ne parleremo nei prossimi video. Ho detto brevi video, poi mi lascio prendere la mano. Ci vediamo prossimamente e vi auguro un buon pomeriggio.